dall'Aquila, partenza della 10ª tappa del Giro d'Italia per la cittadina abruzzese dopo i fatti drammatici del 2009, un'ulteriore ripartenza. Il Giro d'Italia già dopo quel 2009 era arrivato all'Aquila, era passato dall'Aquila, adesso una partenza spettacolare. Andiamo a sentire qualcuno del pubblico. Androni Sidermec, siamo abituati a vedere i ragazzi pedalare in corsa al Giro d'Italia, da quest'anno anche ai villaggi di partenza e arrivo del Giro d'Italia, con partecipazioni nuove alla loro prima esperienza. Parliamo con Martina, Elisa. Che impressione avete avuto della vostra prima esperienza al Giro d'Italia? Allora, questa per noi, per entrambe, è la prima esperienza al Giro d'Italia. Per ora è tutto fantastico, abbiamo conosciuto tantissime persone, lo staff di Androni Giocattoli Sidermec ci sta trattando benissimo, è davvero un gruppo affiatato, è una grande famiglia e questa esperienza ce la porteremo dentro per sempre, perché davvero io non pensavo, perché è la prima volta, ma ci sono delle emozioni grandi anche per noi, ma vedere i corridori arrivare poi in hotel stanchi, vederli al mattino ripartire è comunque come si può dire, un gran traguardo lo stesso, quindi siamo molto felici di fare questo giro e oltretutto siamo quasi a metà giro e siamo già tristi che sta per finire, vorremmo che non finisse mai, è stancante chiaramente, però è davvero bellissimo. Aspetto non solo sportivo dunque, ma soprattutto tradizione, cultura, posti nuovi ogni giorno. Da Torino sino adesso all'Aquila, che siamo alla 10ª tappa, qual è il posto che più vi ha emozionato e impressionato? Allora, sicuramente proprio oggi qua all'Aquila c'è un'atmosfera particolare, perché non sembra, ma le persone sono davvero calorose, ce ne sono tante, sono arrivati i corridori qua alla presentazione, le persone non sono più da noi dallo stand, sono tutti concentrati a vedere i nostri corridori, i corridori delle altre squadre, e secondo me darei un punto in più a questa città fino ad oggi, perché c'è davvero tantissima gente, c'è una fila infinita per entrare qua al villaggio. Non so neanche se riusciremo a far entrare tutti oggi. È giusto dare voce anche ad Elisa. Qual è la cosa che più ti ha impressionato in questi 10 giorni? Allora, la cosa che mi ha impressionato di più è proprio appunto stare a contatto con la gente e farli felici anche dandogli solamente un gadget, anche se loro ne vorrebbero sempre di più, ma non si può. Però a me piace davvero stare proprio a contatto con le persone e farli felici, quindi il sorriso proprio che noi diamo a loro è la cosa più bella. Andate in bicicletta? Siete appassionati di ciclismo? Allora, io non sono appassionata di ciclismo, ogni tanto vado in bicicletta, però mi ha convinto a venire qua mio papà, perché lui ha corso una vita in bicicletta e mi emoziono, era felicissimo che io venissi qua. Oltretutto, come ho detto prima, con Androni è una grande famiglia, è davvero bellissimo. Elisa, vai in bicicletta, fai sport? Io purtroppo no, non vado in bicicletta, però comunque mi tengo attiva facendo comunque determinati sport, pratico paddle, vabbè, poi mi alleno io a casa e grazie secondo me a questa esperienza mi avvicinerò molto molto di più a questo sport, perché è tutto da scoprire. Grazie alle ragazze dello stand Androni, le troverete ovviamente sino al arrivo di Milano e chissà. La prima esperienza chiama sempre la seconda, forse certo. Il prossimo anno sarete ancora qui al Giro d'Italia. Certo, speriamo, abbiamo già chiesto in realtà, esatto, di esserci. Grazie. Signora, che ne pensa di questo Giro d'Italia, di questa partenza oggi qui all'Aquila? Grazie di cuore, io da aquilana di Piazza Duomo del centro storico vi ringrazio di cuore, perché vedere tanta gioia all'Aquila dopo tutto quello che c'è stato è un segnale di vita, grazie. Come sta reagendo, al di là dell'extra sportivo, questa città dopo i fatti drammatici del 2009? No, con forza e coraggio, dai, reagiamo, siamo belli tosti, quindi reagiamo bene, dai. E lo sport, il ciclismo aiuta anche a questo? Sì, anche perché, non mi sembra, se non sbaglio, anche 2 anni fa ci fu la tappa all'Aquila e anche lì grande festa, grande, quindi no, ha aiutato tanto, è stato sempre un momento di gioia il Giro d'Italia, da che mi ricordi io. Grazie. Possiamo fare 2 domande? Certo, ci vengono.
agli sbandieratori che hanno offerto questo spettacolo oggi qui all'Aquila. Va bene, noi siamo in bandiera dei quattro quarti e siamo un gruppo di giovani. Peccato oggi non averci potuto esibire qui in piazza. La gente ci acclamava, ci aspettavano. Noi abbiamo i quarti aquilani, che sono i colori dell'Aquila, e i quattro fondatori della città, quindi veniamo dalla storia, anche se siamo giovani, un gruppo di ragazzi. L'Aquila rinasce con la cultura, col turismo, con tante altre iniziative e con lo sport, in particolare questo Giro d'Italia. Sì. Che sensazioni ha di questa giornata? Allora, il Giro d'Italia dà tantissime emozioni anche a noi, essendo anche un'associazione sportiva, quindi noi siamo legati da sempre al Giro d'Italia e siamo anche affiliati CONI, quindi per noi lo sport è essenziale per la partecipazione e comunque per la comunità e per la società. Voi come reagite al terremoto drammatico del 2009 con la vostra fantasia, col vostro spettacolo e con la vostra tradizione? Allora, noi reagiamo attraverso l'uso dei colori. I colori, l'emozione e la passione dei nostri ragazzi che non mollano mai. Abbiamo ragazzi nati durante il sisma del 2009 e che comunque hanno resilienza e puntano ad andare avanti. Infatti il nostro motto è per aspera ad astra. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie, gentili. Un ciclista qui all'Aquila non parteciperà al Giro d'Italia, dietro le transenne, come mai? Purtroppo perché sono vecchio. Dietro le transenne, però poteva passare, poteva entrare al villaggio, poteva godersi lo spettacolo. Sì, lo so. Come mai ha preferito restare fuori? No, perché devi fare la fila, ci sono i bambini, è meglio che sto fuori qua. Lei ci sembra italianissimo, come mai la maglia del Sudafrica? C'è un qualcosa di particolare? Me l'hanno regalata, degli amici. Perfetto, e perciò il Sudafrica, lei mette la maglia del Sudafrica, avremmo preferito inquadrarla con la maglia dell'Italia. Comunque, vabbè, dopo il drammatico evento del 2009, l'Aquila come sta reagendo, anche sotto l'aspetto sportivo in generale, non solo ciclistico? Questi sono eventi bellissimi anche per la ripartenza dell'Aquila, che è stata martoriata dal terremoto, e questi eventi è bene che ci siano di continuo, più ce ne sono e meglio è. Da quanto tempo vai in bicicletta? Da quanto sono nato. Bici da strada o sempre mountain bike? Mountain bike e bici da strada. Ci dica a chi ci segue le sensazioni che dà il ciclismo andare in bicicletta e quello che si prova nella scalare una montagna e arrivare fino in cima. È una cosa bellissima e bisogna trovare sempre strade meno trafficate perché è molto pericoloso. A proposito di traffico e sicurezza stradale, vediamo che lei non ha il casco in testa e questo non avremmo dovuto intervistarlo. Ma per oggi, solo per oggi, se no lo porto. Lo dovrebbe portare sempre. Va bene, ho sbagliato, mi scuso. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, stiamo controllando nel telefono? Stiamo controllando se è arrivata la squadra. Qualche ciclista che ha ripreso, chi è quello più gettonato da lei? Ma no, siamo qui quindi per i locali Cataldo e soprattutto Giulio Ciccone. Lei è il signor, si occupa di? Io sono il signor Ross, noi siamo di un tour operator che segue sport e turismo. E lo sport e turismo in questo frangente aiuta tantissimo alla ripresa dell'Aquila. Speriamo. A proposito di sport, ma soprattutto di turismo, come ha reagito la città dopo quel drammatico 2009? Ma non lo so, io non sono di qui, però la vedo molto migliorata rispetto all'ultima volta, decisamente, speriamo che la prossima sia ancora di più. Di dove è lei in particolare? Noi siamo della provincia di Roma. Provincia di Roma? Sì. Allora i locali Giulio Ciccone e Dario Cataldo, lei dovrebbe interessarsi più a Valerio Conti, che è proprio laziale romano. No, siamo nella regione e facciamo l'omaggio agli abruzzesi. Perfetto, ma lei capisce di ciclismo oppure è qua solo come spettatore, come... Io sono cicloamatore e capisco di turismo. E adesso la metto in difficoltà. Chi vince questa tappa secondo lei? Con arrivo a Foligno. È una tappa sicuramente per velocisti perché non ci sono difficoltà. Speriamo un italiano, Nizzolo, Viviani, ma la vedo dura per loro. Okay. Un ottimo pronostico. L'ultimo per finire questa intervista, d'obbligo. Sì, perché abbiamo da fare. Chi vince il Giro d'Italia? Ah, sicuramente Bernal e Galla, non ci sono problemi. Grazie. Prego, arrivederci. Presentazione delle squadre qui all'Aquila. C'è chi se ne infischia della presentazione e preferisce mangiare una buona pizza. No, la sentiamo, vedi, lei la vede, io la sento da dietro, così siamo pronti per la partenza, no? Siamo appassionati più di ciclismo o delle attività culinarie? Ma io delle attività culinarie, lei più di ciclismo. Chi vince questa tappa in relativamente facile con arrivo a Foligno secondo lei? Non lo so.
forse il detentore della maglia rosa, che ieri ha fatto una bella gara sull'ultimo chilometro, diciamo, di sterrato. Aveva ragione il signore, ne capisce poco, pochissimo di ciclismo, perché ieri ha vinto uno scalatore, oggi presumibilmente si arriverà in volata, perciò non vincerà Egan Bernal. Mentre il Giro d'Italia, questa è una domanda molto più facile, mi deve rispondere in maniera più concreta. Non lo so, non te lo so proprio dire. Siete dell'Aquila? Sì, siamo dell'Aquila. Come ha reagito la città dopo quel drammatico 2009? Guarda, ha reagito bene. Siamo stati inizialmente un po', insomma, un po' giù, perché non è stato facile, però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo continuato e adesso diciamo che siamo risorti, mettiamola così. Lo sport in qualche modo ha contribuito anche alla ripresa delle attività e il Giro d'Italia è sempre vicino a sempre, questa... Tutti a gli questa... anni noi veniamo sempre comunque, o c'è l'arrivo o c'è la partenza qua, diciamo, all'Aquila, e ci piace vedere tutte le persone, insomma, che guardano e sono appassionate di questo sport, che è bellissimo. Grazie, vi lasciamo alla vostra pizza, scusate il disturbo. Assolutamente nessun disturbo. Grazie. Girandolo tra gli stand del villaggio di partenza, folklore, spettacolo, ma anche sponsor per quanto riguarda questo Giro d'Italia, ci siamo fermati anche per la bellezza delle miss, di quelle che curano lo stand, ci siamo fermati in quello di Trenitalia. Sì. Parliamo con? Elena, da Parma. Elena, prima tua esperienza al Giro d'Italia? Sì, quest'anno è il primo anno e sono molto contenta di aver intrapreso questa esperienza. Dacci un tuo giudizio sul Giro d'Italia, non solo a livello sportivo, se ne capisci di ciclismo, ma anche per quanto riguarda il folklore e tutto quello che gira intorno a questa manifestazione. Beh, innanzitutto il ciclismo penso che sia uno degli sport più interessanti e anche più impegnativi. E quest'anno, comunque, nonostante tutta la situazione che stiamo vivendo, devo dire che l'organizzazione è pazzesca, è tutto veramente organizzato nel minimo dettaglio, quindi sono molto contenta che ci sia questa attenzione, soprattutto questo sport che è veramente uno dei migliori e uno dei più impegnativi, secondo me. Siamo partiti da Torino l'8 maggio, in partenza si vivono piazze meravigliose, sempre piene di gente. Qual è la cosa che in questi 10 giorni ti ha colpito di più? Allora, io studio beni culturali all'università, quindi sto cercando di visitare un po' tutto. E per ora devo dire che Palazzo Madama a Torino è uno dei posti più belli che abbia visto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Grazie, gentilissima. Marco. Tra gli stand del villaggio di partenza, qua al Giro d'Italia, anche quello del Wirt Modif, stiamo con? Con Alice, per noi è la prima esperienza al Giro d'Italia, sia come Wirt, sia per me personalmente. È molto bello essere qua di nuovo, finalmente con i villaggi aperti, le persone finalmente possono venire e siamo molto contenti. Che impressione hai avuto del Giro d'Italia, di tutto il contesto, del contorno, del tifo, dello spettacolo, della cultura, perché si vedono sempre piazze diverse? Molto bello, bellissimo vedere tutta l'Italia e la gente contenta finalmente di poter avere degli eventi, di vedere i ciclisti e di vivere un po' il Giro d'Italia di nuovo. Prima di questa esperienza, che rapporto avevi col Giro d'Italia, con il ciclismo in particolare? In realtà sono contenta perché ho visto finalmente l'evento dall'interno, in realtà sono sempre stata solo una tifosa, quindi ho visto passare il giro e una ciclista amatoriale, è bello esserci dentro. Tu nella vita di tutti i giorni ti occupi di? Io faccio il maestro di sci, quindi sport, e maggio per noi è un periodo un po' di transizione fra l'estate e l'inverno, e quindi pieno di sportivi anche all'interno del Giro d'Italia, non solo sui pedali. Quest'anno a fine maggio, inizio giugno, quando finirà il Giro d'Italia, le nevi saranno già sciolte, perciò non potrai fare il maestro di sci. Pensi di salire in bicicletta e pedalare un pochettino dopo questa esperienza? Sicuramente sì, anzi non vedo l'oro, anche perché stiamo mangiando, dobbiamo provare tutte le prelibatezze d'Italia, quindi un po' di ciclismo servirà.
Qual è stata la piazza che ti ha impressionato di più e se posso chiederti qual è stata l'impressione, l'impatto maggiore che tu hai avuto? Forse Notaresco, sembrava veramente la festa del paese, molto bello, molto sentito da tutti, anche parlando con le persone, erano così contenti di avere il giro, è stato molto bello. Grazie, in bocca al lupo e ti auguriamo tanti, tanti chilometri in bicicletta. Grazie mille, grazie a voi.